Quella cuciniamo insieme ad Andrea oggi yakitori. Curioso. E allora, Amonin in cucina. Oggi ci trasferiamo in terra nipponica, in Giappone. Chi mi segue sa benissimo che per me è una seconda casa. Quando vado a lavorare in Giappone e quando sono stato in Giappone, è uno dei piatti che io vado a ricercare di più durante le mie ore di pausa. Vado nelle vecchie trattorie, ma da loro non si chiamano trattorie, ma giusto per intenderci che cosa può essere per noi italiani, quindi dove vanno a fare cucina tradizionale e casalinga, e spessissimo mi trovo a mangiare questo piatto fantastico dal nome yakitori. Cosa significa yakitori? È formato appunto da due parole. Yaki è praticamente la padella dove si vanno a cuocere le pietanze, spesso viene anche intesa come frittura, ma è un'altra cosa. In questo momento parliamo che si tratta appunto di una padella dove si vanno a cuocere le pietanze, un tegame o una padella. Tori è il mondo ornitologico a tutto tondo dei giapponesi. Per tori, questa parola lo raffigurano dal pappagallo al canarino, per finire in questo specifico caso al pollo. Per cui quando si tratta di yakitori non è nient'altro che un pollo sulla piastra. Ma non è un pollo sulla piastra così in maniera banale come lo si può intendere, ma è un pollo che viene prima marinato, poi inserito in determinati spiedi e messo su una piastra rovente, servito in ultimo con una tazza di tè, scusatemi, con una tazza del riso cotto in pieno stile giapponese. Piatto molto semplice. Povero ma ricchissimo, sempre come dico, di sapori e di profumi e per me anche di emozioni. Basta con le chiacchiere e adesso venite con me in cucina e cominciamo a lavorare tutti i nostri ingredienti. Allora, quello che ci occorre sono una serie di ingredienti perché io ovviamente lo yakitori lo faccio un po' a modo mio, quindi una piccola rivisitazione. È un piatto che poi ognuno, ogni famiglia, ovviamente, come tantissimi piatti italiani, fa e rivisita un po' mettendoci del suo. Io in questo caso ho del petto di pollo che andrò a tagliare in tocchettini mediamente piccoli e poi li farò marinare in una serie di componenti che conferiranno quella marcia in più a questo spiedo. Inizio subito con tagliare il pollo a tocchettini. E poi vedrete con che cosa lo farò marinare. Cominciamo ad inserire gli elementi. Un po' di sale grosso. Curcuma. Curry. Un po' di latte di cocco o crema cocco è uguale. Quella che trovate, usate. In questo modo. Seguire subito, immediatamente, inseriamo salsa di soia. Poi mettiamo un po' di olio di sesamo. Così. Questo lo lasciamo pure dentro. Un pochettino pure di zucchero. In questo modo e in ultimo andiamo a grattugiare dello zenzero fresco. Fatto tutto questo, possiamo adesso unire e miscelare tutti i nostri ingredienti al pollo. Mischiamo bene bene bene, il pollo deve essere uniformemente avvolto da questa mistura di marinatura. Una volta che abbiamo fatto questo, non dobbiamo fare altro che metterlo coperto da pellicola in frigorifero per almeno 2 ore. Se sono 3 è anche meglio. Sono trascorse 3 ore e un quarto, il pollo è ben marinato. Non dobbiamo fare altro che infilzarlo nei nostri spiedi e poi passarli in padella rovente. Adesso però andiamo a preparare prima il riso alla giapponese. Riso in una ciotola e poi acqua fredda sopra. Dobbiamo praticamente andare a togliere tutto l'amido in eccesso. Vedete? L'acqua
inizialmente bianca, adesso man mano che faremo il risciacqui riusciremo ad ottenere un'acqua trasparente o comunque quasi trasparente. Questa fa parte della tecnica di cottura del riso alla giapponese. Adesso che l'acqua è trasparente, possiamo andare a mettere in cottura il riso. Lo scoliamo e lo trasferiamo in un tegame. Una volta che abbiamo lavato ben bene il riso, quindi lo abbiamo privato del suo amido, quello che ovviamente c'è in eccesso, lo andiamo a mettere in un tegame e per adesso lo stoppiamo un attimino. Blocchiamo la lavorazione del riso perché prima prepariamo gli spiedi, vediamo di farli cuocere in contemporanea precisazione. Potete tranquillamente sopperire alla mancanza del riso giapponese con un classico riso tipo Roma, perfettamente simile a quello giapponese. Quindi o quello giapponese, che sarebbe l'ideale, oppure eventualmente comprate il tipo Roma. Fatta questa piccola precisazione, adesso io comincio con un bellissimo spiedo a sporcarmi anche le mani. Riso, alga kombu, pizzico di sale e acqua. Non vi preoccupate, in descrizione troverete ovviamente tutte le dosi e gli ingredienti per questa ricetta. Accendiamo, mettiamo il coperchio e facciamo cuocere fino a totale assorbimento. In un'ampia padella cominciamo a cuocere gli spiedi. Andiamo ad ungere ben bene tutta quanta la padella con dell'olio. Padella ben calda, posizioniamo i nostri spiedi. I nostri spiedi sono belli e che pronti, li possiamo mettere nel piatto. Riso cotto, acqua totalmente assorbita, possiamo adesso comporre il piatto. Ed ecco qua la composizione del piatto, molto semplice e classica, i due spiedi, con accanto, come vedete in fondo, la ciotolina di riso e l'alga kombu messa sopra. Ma la chicca finale è questa spennellata di salsa teriyaki. Guardate quanto è bello e goloso questo piatto, che sicuramente, dopo averlo assaggiato, vi farà esclamare un sontuoso "Bedamaci!"